È più facile di quello che credi. Quarant'anni fa, quando sono nata, quasi 40 anni fa, in una calda giornata di giugno, il 13 giugno, quando mi misero in braccio a mia madre, lei ebbe un ripudio nei miei confronti. E poi mi rivelò che mi sentì diversa. Non sapeva dire cosa realmente le comunicasse, ma sapeva che ero diversa e era un diversa che non le piaceva, un diversa che non riusciva ad afferrare. E questo ha segnato tutta la mia vita e il mio rapporto con lei. Sono cresciuta in un ambiente familiare in cui mi veniva detto che non dovevo esistere, che era meglio se non fossi nata, che era un problema, che era appunto differente, tanto da sentire quasi come fossi un alieno. Venivo chiamata aliena, ospite. Quindi capite che sono cresciuta fortemente emarginata. Vivevo la mia famiglia come dal di fuori, come attraverso, sapete, un vetro, come accade magari quando vai negli zoo e l'animale ti guarda attraverso le vetrate o la gabbia. Era tutto così vicino, ma allo stesso tempo inaccessibile. Quindi io so perfettamente cosa vuol dire la parola diversità, diverso. So cosa voglio dire essere ghettizzati dalla stessa famiglia. Cosa significa crescere senza autostima, sentendosi invisibili? Una nullità? Ho odiato profondamente tutto questo. L'ho odiato così tanto quasi a desiderare la mia stessa morte. Passavo le mie giornate a chiedermi perché tutto questo? Perché la mia vita è un continuo soffrire? Le cicatrici non si cancellano. Però sono sempre stata una persona che ha cercato la verità. L'ho chiamata, urlata, pregata, implorata. Non ho mai smesso un giorno della mia vita di chiedere perché e di pretendere il perché. Finché poi ho capito che ognuno ha un cammino. E non è un'amara consolazione o una dolce consolazione, no, è che prima di venire qui prendiamo, facciamo dei patti con le persone. Patti che ci serviranno per la nostra crescita spirituale. Alcune volte sono facili, tante volte sono invece difficili. Questo mondo è dualismo, questo universo è dualismo. Ma questo universo soprattutto è diversità. Tutte le cose che stanno accadendo adesso, in questo istante, in questo 2020 che sembra non darci pace. Sembra che ogni mese ce ne sia una nuova. Sembra che si sprofondi sempre di più. Sembra che la lotta in qualsiasi campo o area della vita si accentui sempre di più. Questo perché stiamo subendo un enorme shifting, un enorme spostamento, elevazione spirituale. Il mondo sta cambiando perché noi lo abbiamo deciso. Perché è arrivata l'era, la nuova era della luce, anche se non sembra, anche se sembra essere che siamo nell'ombra. Ma vi ricordo che una candela può solo accorgersi di tutta la sua potenza, della sua luce, solo se messa nel buio. In mezzo a tante altre candele, in mezzo a tanta altra luce, non noterebbe la sua potenza. Quando ero sugli 8-9 anni, 9 anni, un giorno una suora mi prese da parte e mi disse che ero speciale. Io non mi ero mai sentita dire una parola del genere. Fu la prima persona, a parte i miei nonni, a vedermi sotto una luce positiva. Mi ricordo che io la guardai e chiesi che cosa volesse dire speciale. E lei mi rispose soltanto che io ero speciale.
A me sembrava che non avessi fatto niente di speciale, partecipavo al catechismo, a quell'ora di catechismo come tutti. Oh, mi sembrava che rompessi più le palle di tutti. Perché stavo sempre lì a chiedere perché, 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 perché. E forse l'ho ricordato come forse Gesù, che anche lui faceva un sacco di domande. La diversità fa parte di tutti noi, fa parte di questo pianeta. Notate la quantità di diversità che c'è in natura, quanti animali, razze differenti, piante, fiori, ogni cosa è differente, ogni giorno, anche se noi lo bolliamo uguale, è differente. Nuvole differenti, un tipo di sole differente, di temperature differente, piccole o grandi cose differenti. Come il sole colpisce una pianta, il gioco di ombre e luci non è mai uguale, niente è mai uguale, neanche come la polvere si poggia su che so, una scrivania, non è, niente è mai uguale. Ma noi invece ne abbiamo bisogno, per millenni ci hanno insegnato, inculcato, ce lo siamo passati attraverso il nostro DNA. La paura del diverso, invece il bisogno di essere uguali, di riconoscersi in qualcosa, nel colore della pelle, nell'appartenere a un certo ceto, a status, sesso. Ci fa stare tranquilli l'essere uguali, ci tranquillizza. Il diverso ci spaventa perché il diverso ci impone a farci delle domande, ci impone ad allargare il nostro punto di vista. Il diverso, il differente, quello che noi vogliamo come differente, diverso, ci impone a farci delle domande. Sapete, è più facile gestire una persona uguale. Guardiamo anche come cerchiamo un partner. Spesso diciamo, voglio una persona come me. Voglio una persona come me, con i miei stessi gusti, con le mie stesse preferenze. Eppure invece c'è un detto che dice gli opposti si attraggono. E come mai? Perché c'è questo gioco? Forse perché appunto nella natura esiste la diversità. Nell'universo è tutto diverso. Nell'universo tutto è dualità. Se c'è la luce hai bisogno del buio per conoscere la luce. Se c'è la felicità hai bisogno di capirla attraverso il dolore, se no come che termine di paragone hai? Se non sai cos'è il dolore come potrai capire allora cos'è la sua controparte? Tutto fa parte di una stessa moneta, due facce di una stessa moneta, testa e croce. Ma noi preferiamo cercare di circoscrivere il più possibile. Ciò che è diverso va tenuto lontano. Ciò che è diverso va emarginato, o deriso, o eliminato. Così ci farà stare tranquilli, perché così ci è stato insegnato. L'ego ha bisogno di quello. Il sé spirito, il sé terreno ha bisogno di quello. Ha bisogno di essere circoscritto, definito. Io sono questo. Quante volte leggo storie o mi riscrivete da un punto di vista limitato, perché così vi è stato insegnato e detto, così vi è stato passato da generazione in generazione. Io sono questo e non potrò mai essere quest'altro. E c'è quasi paura a essere qualcos'altro, perché poi si verrà bollati differenti. La pecora nera della famiglia. Il matto del villaggio. E quindi ci rinchiudiamo nelle nostre piccole vite, nei nostri recinti e scegliamo la sicurezza e dunque il restringimento della nostra vita invece dell'espansione. Scegliamo di soffrire invece di
espanderci, perché abbiamo paura di venire bollati come differenti, se sceglierò, se farò, se dirò questo, verrò visto o vista come differente. Io quasi adesso penso che sono stata fortunata nella mia sfortuna, se vogliamo dire che esiste la fortuna e sfortuna, ma in realtà no. Sono stata fortunata perché fin da il giorno 1 ho sperimentato la diversità. Ho sperimentato che cosa voleva dire essere un'emarginata, una persona vista differente, ghettizzata. Quindi riesco a capire, sono empatica verso chi ha subito la stessa cosa, in qualsiasi area della propria vita. E capisco anche quello che sta succedendo nel mondo. A un certo punto, certe cose non funzionano più, proprio perché erano sbagliate in partenza. Era sbagliata in partenza emarginare una persona perché è di colore differente, ceto differente, nazione differente, credo differente e così via. Era sbagliato. Ma uno, finché non sa, finché non trova la forza in sé, accetta. E io l'ho accettato per decenni. E mi sono sentita in colpa, mi sono sentita sbagliata. Mi chiedevo che male avessi fatto nelle vite passate. Che cose di orrendo trascinassi dietro di me. Perché non ero come gli altri, non ero uguale agli altri. Che poi, uguale cosa vuol dire? In 7 miliardi di persone nessuno ha in totale idea di cosa sia uguale per tutti. Un gruppo può dire per me essere uguale è avere la pelle bianca, un altro gruppo potrebbe dire per me essere uguale invece è pensarla in questo modo. Un altro gruppo ancora potrebbe dire per me essere uguale è avere questo standard fisico, per un altro potrebbe dire per me essere uguale vuol dire appartenere a questo ceto. O a questa religione. Tanti gruppi, ma non c'è mai la totalità. E perché non c'è mai la totalità? Proprio perché è impossibile. È impossibile, va contro ogni natura, va contro le leggi universali. L'ugualità. L'ugualità nel senso l'amalgamazione è tutto omogeneo, uguale. Se no, pensateci, saremmo tutti uguali, è fotocopia. Animali un solo tipo a fotocopia, pianta un solo tipo a fotocopia. Sarebbe tutto uguale. La nuvola, solo una tipologia di nuvola, quella, punto. Capite? Fiore, solo un fiore per tutto l'universo. Uguale per tutti. Una stella uguale per tutti. Un pianeta uguale per tutti. Capite quello che voglio dirvi? Dovete cominciare ad accettare in voi la diversità, qualsiasi essa sia, qualsiasi diversità essa sia. Ma dovete accettarla elevandola, elevandovi, senza ghettizzarvi, senza sentirvi in colpa. Non siete soli, guardatevi intorno. La gente si è stancata di essere definita, di essere etichettata, di essere messa in un gruppo, in un campione. E questo fa parte del risveglio che sta accadendo, dell'elevazione. E vi dico anche che chi è pronto si eleverà, chi non è pronto non c'è nessun problema. Sarà per la prossima vita. Prima o poi tutti ci eleveremo, in questa o nella prossima vita. Verranno nuove persone qui ad elevarci ancora di più. L'energia aumenterà ancora di più, anche se adesso sembra invece tutto caos e buio. Ma questo è il parto divino di cui vi ho parlato. C'è sempre un parto divino. C'è sempre un momento delle contrazioni, dove maledisci di esserti fatta mettere incinta, vuoi soltanto che esca il bambino e che tutto finisca. C'è sempre un momento delle contrazioni, ma le contrazioni servono appunto
per poi far uscire il bambino. Quindi sono una cosa che sembra che è negativa, ma in realtà sembra solo negativa, è benefica. Senza di quelle non si avrebbe il parto. Annunciano che presto, in questo momento, ne arriva una nuova vita, che è finito il tempo della gestazione. Accettate la vostra diversità, qualsiasi essa sia, abbracciatela, abbracciatela quella del vostro fratello, della vostra sorella, nel senso del prossimo. Non abbiatene paura, anzi indagate se avete paura. Chiedetevi perché mi sento minacciata da quello che definisco diverso. Mi è stato indotto così, mi è stato detto così. Sono cresciuto in un ambiente familiare, in una società, in un background dove mi veniva detto di aver paura, che io ero questo e gli altri che non rientravano in queste etichettature, in queste etichette, in queste diciture, allora venivano viste come diverse. Ma è davvero così? Se è tutto uguale, come potete conoscere voi stessi? Dio è un diamante con tante facce. Ogni faccia cattura un colore, cattura una luce, differente dall'altra. Ogni faccia potrebbe dire: io sono differente da quella a fianco a me. Eppure tutti fanno parte dello stesso diamante, della stessa cosa. L'ego ha bisogno di essere definito. L'ego ha bisogno di essere definito, di sapere io sono questo e basta. Ma non c'è espansione in quello. Andrà bene per un giorno, due, tre, però a un certo punto è lo spirito che è in voi, che alberga in voi, esploderà e dirà: basta. Io sono tante cose, sono il tutto, proprio perché sono l'universo. E non vi è una stella uguale all'altra. Non vi è una pianta uguale all'altra, anche se appartengono alla stessa specie. Non importa quale sia il vostro pensiero, credo, aspetto fisico, carattere. Siete come una bella coperta, patchwork. Siete utili tutti, siete ognuno un pezzetto del puzzle e senza uno non abbiamo il puzzle completo, quindi tutti sono importanti, tutti valgono, tutti. Senza quella diversità non conosceremo noi stessi. Come potrei sapere se avessi solo a disposizione una tipologia? Non potrei sapere la diversità. E ciò fa ridere perché in realtà noi, nelle mode soprattutto, perseguiamo la diversità. Voglio uscire dalla massa. Mi compro la borsa personalizzata, diversa. Però quando si tratta di affrontare noi stessi, ecco che entriamo in stallo. Ma perché ci è stato detto? Un neonato non si fa problemi di diversità. Non gli viene messo davanti una persona di un credo, di un colore di pelle differente, o con un carattere differente, o un sesso differente, e dice: no, mamma mia, aspetta, no. È poi crescendo che ci vengono instillate queste cose, ci vengono dette queste cose. Ma voi potete riprendervi il vostro potere. Perché vedete, anche se vi sentite uguali, di appartenere a una certa a una certa tipologia. Non lo siete. Siete diversi dall'altro. Per tante cose. Anche che vi sembra che siate uguali, la pensiamo allo stesso modo. Ci somigliamo. Conosciuto la diversità all'interno del nucleo familiare, dove in realtà ci dovrebbe essere la compattezza, l'unione, l'uguaglianza. Io invece l'ho conosciuta proprio nel nucleo familiare e capisco che è stato che ho scelto, perché scegliamo tutto noi, ho scelto questo perché dovevo conoscere la differenza, dovevo conoscere la disuguaglianza, dovevo conoscere cosa voleva dire essere rifiutati al proprio ventre.
materno, dal proprio nucleo familiare, per poi intraprendere certi percorsi, camminare certe strade e tendere la mano a certe persone. Quindi non sentitevi diversi. E se ve lo dicono, siate orgogliosi di questo. Meglio essere diversi che uguali, perché nella diversità c'è la sopravvivenza. Nella diversità c'è la sopravvivenza. Anzi, c'è il trionfo nella diversità. Se facessimo tutte le cose uguali, pensassimo tutto allo stesso modo, non ci sarebbe stato progresso. Se qualcuno una mattina non si fosse svegliato e avesse fatto qualcosa di diverso, inventato qualcosa di diverso, proposto qualcosa di diverso, se non fosse stato qualcosa di diverso, non ci sarebbe assolutamente il progresso. Quindi siate orgogliosi. Tempo fa una persona, cercando di offendermi, mi ha detto: tu non sei né carne né pesce, non hai arte né parte. Io ho detto: sono felice di questo. Un tempo sarei scoppiata in lacrime, ma ora ne sono felice. Ne sono felice perché sì, posso essere tutto. Probabilmente tu, nelle tue piccole costruzioni mentali e sociali, se cadi da cavallo non sai come rialzarti, se perdi quella cosa non sai come ritrovarla, come riaverla, perché sei limitata mentalmente, spiritualmente. Non sei libera di vincolarti, di inventare, di venirtene fuori, un'apertura mentale. Io invece sì. Sono sempre riuscita a fare il molto con il poco, proprio perché mi è stato dato pochissimo e con quel pochissimo io dovevo fare tutto. Con le pietre tirate ci ho costruito, ci ho lastricato le migliori strade. Ho trasformato le offese in vittorie. Richiede una grande forza d'animo, ma è dentro di voi, ognuno ce l'ha. Infiammate quegli animi, non fatevi abbattere, non fatevi buttare giù. Per una persona che vi dice che siete diversi, ce ne saranno altre che invece si riconosceranno in voi. Per una persona che dite che, non, che vi dice che siete degli emarginati, siete differenti, altre si riconosceranno in voi. Siete la luce, non siete l'ombra. Pace, amore e armonia. Ciao ragazzi.